e ben ritrovati gentili telespettatori di Prima Antenna. Grazie davvero per esservi sintonizzati con noi. Per i nostri approfondimenti di Prima News Focus siamo abituati a fare voli davvero pindarici che ci portano ad analizzare notizie, argomenti, curiosità da molti punti di vista. Ebbene, per la puntata di questa sera vi porto a fare un viaggio in un progetto in particolare, ma parleremo anche di un evento importantissimo per la nostra città, ma un evento che ha portata molto più grande, perché ci inseriamo all'interno di quelle che sono le iniziative e le curiosità del Salone Internazionale del Libro di Torino, che quest'anno si svolgerà come sempre nel periodo di maggio, dal 18 al 22 maggio. Siamo alla 35esima edizione e con la puntata di oggi parleremo di un progetto appunto che è collegato al Salone del Libro di Torino e a quello che è il manifesto del Salone del Libro di quest'anno. Vado a presentarvi gli ospiti che sono qui con me e che ringrazio. Sto parlando di Elisa Talentino, la creatrice, illustratrice del manifesto del Salone del Libro 2023. Grazie per essere qui con me. Grazie, buongiorno. In collegamento abbiamo invece, sono molto contenta, Maria Giulia Brizio, responsabile di Adotta uno scrittore. È un progetto importante, ne parleremo tra pochissimo. Grazie per essere con noi. Grazie a voi dell'invito. Allora, inseriamoci subito in quello che è il Salone del Libro di Torino di quest'anno con il suo tema. Il tema è appunto Attraverso lo specchio. E attraverso lo specchio, diciamo, questo tema di una dimensione parallela, di tante dimensioni che poi possono essere attivate dalla nostra immaginazione, dalle sensazioni, ecco, è un po' anche il filo conduttore di questo manifesto, di questa illustrazione che ha proposto per il Salone del Libro 2023. Io chiederei alla regia di mandare in onda, così vediamo subito di che cosa stiamo parlando, ecco, attraverso lo specchio. Come è nata questa illustrazione, questo manifesto, quest'opera? Ma dunque, lo specchio mi è piaciuto immaginarlo come una porta tra due mondi. Ho pensato come suggestione al mantello magico, quello dell'invisibilità che ti permette di passare da un luogo all'altro. E non ho voluto però rappresentare lo specchio come oggetto fisico, ma ho scelto di utilizzare come metafora un vestito incantato. Abbiamo infatti due ragazze, due ragazzine, due adolescenti che possono essere lette sia come la stessa persona che come due amiche o due sorelle, in cui una delle due, quella sulla sinistra, indossa una camicia da notte perché sta probabilmente dormendo, e incontra dall'altra parte l'altro suo io che la prende per la mano e l'accompagna in questa dimensione fantastica. Il passaggio da una dimensione all'altra è dato dal vestito della ragazza sulla destra, quella vestita di verde, che è un abito che si trasforma in prato. Quindi lei le tende la mano e l'altra ci appoggia il piede sopra e fa questo ingresso in questa dimensione parallela. Ecco, in questa raffigurazione ci sono anche degli elementi che insieme a quello che è il titolo, no, Attraverso lo specchio, riportano un po' alla mente quella che è Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. È voluto ovviamente questo parallelismo, questo collegamento? Ma era una suggestione e non volevamo focalizzarci troppo su quell'aspetto, nel senso che voleva essere sì un cenno, un richiamo, però non il tema, il focus principale, quindi io ho fatto solo un piccolissimo omaggio inserendo il coniglio bianco che spunta da sotto al vestito prato, e poi c'è una piccola casetta che può essere letta come decorazione del vestito oppure come una casa piccola come quella in cui Alice faceva fatica a stare perché era troppo grande, era troppo piccola per lei. Ecco, allora torneremo ad occuparci di questo tra pochissimo, ma andiamo a cominciare questo nostro viaggio che ci porta fuori da quello che è il luogo, no, simbolo del Salone Internazionale del Libro di Torino, che è appunto un salone all'interno di un edificio, ma parliamo di Adotta uno scrittore, che è un progetto
che è collegato al Salone del Libro di Torino, ma che si svolge un po' sul territorio e addirittura valica i confini del nostro Piemonte per così spargersi un po' e diffondersi un po' in Italia. Allora, Maria Giulia Brizio, cos'è Adotta uno scrittore? Adotta uno scrittore è forse il più longevo, anzi senz'altro il più longevo dei progetti che il Salone del Libro porta all'esterno, come hai detto bene, sia nello spazio che nel tempo dei 5 giorni della manifestazione, e lo fa appunto da ben 21 anni. Si tratta appunto di adottare da parte delle scuole, da parte delle classi di diverse città italiane, di molte zone della nostra regione, di adottare un autore tra quelli che noi mettiamo a disposizione. Cosa significa adottare un autore? Significa accoglierlo all'interno della propria classe e iniziare con lui uno scambio il più possibile, diciamo, intimo e profondo, anche perché non ci si vede una volta sola, ci si vede in classe ben 3 volte e poi ci si rivede tutti insieme con tutti gli altri studenti, tutti gli altri autori, tutte le altre classi il 22, nella giornata di chiusura del salone, il 22 maggio, per un grande evento collettivo. Qui stiamo vedendo le immagini del documentario che raccontava l'anno scorso i 20 anni di questa iniziativa, perché abbiamo spesso, come dire, in questi anni abbiamo cercato di raccogliere la documentazione sull'attività che si svolgeva all'interno delle classi. Ogni anno abbiamo fatto un documentario per 12-13 anni e tutti questi materiali sono serviti a dare l'anno scorso una panoramica di quello che questo progetto è stato per 20 anni per noi stessi, come rivedere queste immagini ottimamente costruite dal nostro regista Fabio Ferrero ci ha, come dire, ha stupito anche noi. È stato emozionante vedere quante persone, quanti autori che amiamo, che abbiamo amato, quanti autori importanti, giovani, emergenti, insomma, sono passati da questa attività, e quanti bambini, quanti studenti hanno avuto l'occasione di conoscere in modo più intimo, approfondito, uno scrittore, quindi entrare, ecco, in qualche modo nei libri. Perché è importante adottare uno scrittore? Perché uno scrittore deve essere adottato? Ecco, e così nell'accezione dell'adozione c'è anche un prendersi cura, in qualche modo forse avere un occhio di riguardo verso quello che è un'attività della lettura, che forse oggi non da tutti viene scelta come una possibilità nella propria quotidianità, no? Forse è anche un po' l'idea di far avvicinare direttamente attraverso l'autore stesso il libro ai ragazzi, è così? Sì, è così, nel senso che ovviamente la scuola per noi è il primo punto da cui si parte per lavorare alla promozione del libro e della lettura, quindi gli autori sono non solo, come dire, scrittori, quindi persone che conoscono bene il meccanismo della scrittura, della creazione delle storie, ma sono prima di tutto, se sono diventati scrittori, sono lettori, sono grandi lettori normalmente. Allora l'idea di portare dentro alla scuola non solo il libro, ma anche l'autore, poi portare questo autore non solo per un giorno, ma per una relazione che diventi più lunga e che permetta ai bambini, ai ragazzi, agli studenti e all'autore di parlare di tante cose, del suo libro, ma di tanti altri libri che sono entrati nella formazione dell'autore che è in classe con loro, e anche dell'importanza che la lettura ha avuto, ha rivestito per la vita di questa persona. Poi molti di questi scrittori, illustratori, poeti sono anche poi musicisti, giornalisti, editor, cioè si scopre anche che spesso
lo scrittore ha anche un'altra vita fuori dai libri, ma che con i libri ha sempre a che fare. I libri comunque l'hanno formata e l'hanno in qualche modo indirizzata, anche appunto, come dicevamo, come lettore. Adozione perché sì, è un prendersi cura di chi, come dire, accogliamo in classe, di chi scrive e di chi ha cura per i libri, insomma. Allora, torniamo in studio con Elisa Talentino perché mi chiedo quanto è complicato alla fine poter riuscire a riassumere in un'immagine quello che è un prodotto grande, eclettico, multisfaccettato come il Salone Internazionale del Libro di Torino. Una tecnica che uso è quella della sottrazione. Parto dal tutto, comincio a prendere appunti e mi segno tutti gli elementi che in quel momento mi rimandano al tema, delle suggestioni, anche possono essere delle associazioni non necessariamente dirette, e incomincio a inserire tutto. Quindi l'immagine che poi si vede finita, che molto spesso ha pochi elementi selezionati, in realtà sono proprio frutto di un grande lavoro di sottrazione. E spesso ci sono indecisioni, quindi degli elementi vanno, vengono. Diciamo che la parte complessa è proprio il disegnare tutto per poi saper togliere gli elementi corretti per dare risalto agli altri. Ecco, qual è il percorso che ti ha portato fino a qui? Ecco, non è sicuramente la prima illustrazione, ma è un'illustrazione che arriva dopo tante illustrazioni di libri importanti, di libri che sicuramente sono anche vari, no? Come tematica, come tipologia. Ma io come formazione ho fatto l'Accademia di Belle Arti, mi sono un diploma di laurea in pittura e dopodiché ho iniziato quasi subito a lavorare nel mondo della grafica e poi poco dopo dell'illustrazione. Sì, principalmente lavoro per l'editoria, quindi il lavoro per il salone è stato intanto, beh, come dire, un grande piacere, un onore poter, insomma, poter collaborare. E, non è stato molto diverso da quello che faccio quotidianamente, quindi il lavoro per gli articoli di giornale o per le copertine di libri, il processo creativo è poi simile. E poi, insomma, c'è anche questa grande passione per le locandine, per il manifesto di cinema, teatro, e diciamo che il manifesto del Salone ha messo un po' insieme il tutto. Ecco, tornando invece, faccio la stessa domanda un po' a Maria Giulia Brizio per capire come adotta uno scrittore si inserisce all'interno di un contenitore così grande, importante, variegato com'è il Salone Internazionale del Libro di Torino. Si inserisce nel senso che noi lavoriamo con le scuole praticamente da quando il Salone è nato, comunque dall'anno successivo. Già il nostro fondatore, insomma, Guido Accornero, aveva grande sensibilità per la relazione con le scuole e con i ragazzi. Quindi, diciamo, questa missione è una delle missioni istituzionali del Salone. Da sempre adottò uno scrittore, come dicevamo, il più amato, il più longevo dei nostri progetti, ma i progetti che si svolgono durante tutto l'anno sono molti, in collaborazione con tante istituzioni, e sono ultimamente anche molti progetti che si svolgono online, ma anche in presenza. Quindi adotta uno scrittore è parte integrante della progettualità del Salone tutto l'anno perché il Salone vive tutto l'anno, e poi ha, come tutte le nostre attività, un momento che è quello, diciamo, di festa e quello di ricaduta all'interno della manifestazione, che è anche un momento molto gratificante per le classi che hanno lavorato e che sono state nella loro classe con l'autore, perché ci si trova tutti insieme. Quest'anno saranno quattro gli incontri finali perché gli autori sono appunto sono 40 e suddivideremo in tanti incontri in modo che tutti possano parlare, scambiarsi le loro impressioni, in modo che anche le classi possano conoscere gli autori che hanno adottato gli altri studenti e poi, come dire, venire al salone per i ragazzi e per i loro insegnanti è sempre un'esperienza appunto emozionante. Ti permette non solo di appunto avere questo momento di chiusura insieme con tutti gli altri, ma poi anche di poter visitare tutto il salone, vedere degli altri eventi, vedere tutti i libri e curiosare in mezzo agli stand degli editori. Quindi, in questo senso, è il giusto momento conclusivo per chi ama i libri, ha dedicato un anno ad una progettualità con gli autori.
Ci sono novità per quanto riguarda quest'anno, no? L'edizione di Adotta uno scrittore di quest'anno. La novità più importante di quest'anno forse, anzi è senz'altro, come dire, l'introduzione di un'area geografica in più con ben 4 adozioni, che è quella Ligure e la Liguria, che è una regione vicina ma con cui non avevamo ancora lavorato in modo così approfondito. Abbiamo iniziato prima a portare gli autori al sud, adesso siamo appunto anche in Liguria con 4 adozioni grazie al sostegno della consulta delle fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria, che si sono fuse insieme, perciò insomma hanno stabilito di allargare questa progettualità anche sul territorio Ligure. Per quanto tempo quindi andrà avanti questo progetto e quali i giorni, dicevamo, di conclusione di Adotta uno scrittore sono inseriti all'interno quindi dei giorni del salone del libro? Sì, allora è un progetto, insomma, il progetto si sta svolgendo in questi mesi. Ogni scuola, ogni insegnante, ogni autore adottato stabiliscono un po' il loro rullino di marcia in maniera molto autonoma. Noi ovviamente diamo una mano per l'organizzazione, compriamo i libri, aiutiamo l'autore a organizzare i suoi viaggi se deve spostarsi in territori un po' più lontani, ma ogni adozione ha un suo modo di procedere autonomo, sia per i contenuti, nel senso che non c'è un format stabilito, se non che ci si deve incontrare 3 volte, che però in queste 3 volte ciascuno degli autori può sviluppare un lavoro anche a seconda delle curiosità e della tipologia di studenti che ha davanti. Perciò adesso si stanno svolgendo gli incontri in classe con dinamiche varie. Poi il momento finale al salone, invece tutti questi 4 momenti finali al salone sono in programma come tradizione il lunedì 22, il giorno di chiusura, giornata nella quale sarà anche possibile vedere i 6 corti di Si fa presto a dire Adotta, che è un format che abbiamo immaginato da 3 anni per raccontare questa attività. Non è più possibile fare un documentario che insomma in qualche modo tiene insieme tutte le classi adottive, essendo 40 e sparse in tutta Italia, anzi 38 e sparse in tutta Italia, ma invece andiamo a selezionare 6 scuole con cui fare un lavoro di racconto, in qualche modo simbolico, di quello che si svolge poi più o meno in tutte le altre classi adottive. Sarà possibile in quella giornata di lunedì anche vedere in anteprima i sei brevi video di Si fa presto a dire Adotta. Bene, allora siamo arrivati alla chiusura di questo approfondimento, però vorrei tornare in studio per tirare un po' le fila e raccontare un po' qual è la visione, cosa ti aspetti che veda un semplice utente, no? Una persona che cammina per strada, che si trova davanti il manifesto del Salone del Libro di Torino. Mi affascina sempre molto sentire le interpretazioni delle altre persone, perché sono diversissime e di solito le immagini che vediamo, che troviamo in giro, tendono a raccontare qualcosa di noi perché gli attribuiamo questo significato. E la parte più bella è quando mi viene raccontata un'interpretazione, quell'interpretazione va a toccare delle corde a cui io non avevo pensato, ma che invece risuonano, che funzionano, quindi è poi un rimando, è uno specchio, diciamo, in questo caso. Ecco, c'è anche un concetto che riguarda le 2 età di queste donne, non sono coetanee. Ma in realtà vuole essere la stessa ragazzina, però quella, anche se quella vestita con il vestito di Prato può essere vista come una proiezione di lei adulta, quindi come un invito all'uscita dall'adolescenza e all'ingresso nell'età adulta. Bene, sarebbe interessante quindi capire appunto che cosa ci vedono i nostri telespettatori e magari vedremo se attraverso i nostri social potremo capire anche questo aspetto. Io vado a salutare le donne che mi hanno accompagnato oggi in questo approfondimento. Ringrazio Elisa Talentino, illustratrice, creatrice del Manifesto del Salone del Libro 2023. Grazie per essere stata con me. Grazie a voi. Ringrazio e saluto Maria Giulia Brizio, responsabile di Adotta uno scrittore. Grazie per essere stata con me oggi.
Grazie, grazie a voi davvero e grazie Elisa per il manifesto bellissimo di cui A siamo voi, molto a voi. felici. Ovviamente l'appuntamento è a maggio, lo ricordiamo, dal 18 al 22 maggio, la 35esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Grazie davvero per essere stati come oggi. Vi ricordo che torniamo come sempre nella prossima puntata di Prima News Focus. Arrivederci.